Emergenza bici e monopattini elettrici. Al via da oggi a Nocera Inferiore l'ordinanza che mette un freno alla circolazione selvaggia di questa tipologia di mezzi. Tanti cittadini negli ultimi mesi hanno chiesto controlli più massicci verso ragazzini e giovani che mettono a rischio la pubblica incolumità sfrecciando ad alta velocità sulle piazze pubbliche. L'ordinanza, firmata dal comandante della Polizia Municipale Fulvio Testaverde, prevede il divieto di sosta e il divieto di transito per ciclomotori, quadricicli e motocicli, ma anche biciclette elettriche, monopattini elettrici, hoverboard, segway e similari nelle aree di Piazza Diaz, Piazza Mendola, Via Lanzara, Via Amato e Via Matteotti. Io non sono contrario al fatto che i bambini giochino, lo devono giocare nei luoghi, negli spazi aperti, certo. Quindi non sono contrario e mi fa piacere vedere una piazza viva e popolosa. È ovvio che devono giocare nel rispetto delle persone meno giovani, che anche loro hanno diritto a un po' di svago nelle ore chiaramente meno calde. Per questo abbiamo istituito l'area pedonale, quella di Piazza Diaz, Via Matteotti e di Piazza Mendola. Avremo il divieto di transito per le biciclette, ogni mezzo elettrico è similare, proprio per evitare che questa presenza dei bambini o dei meno giovani possa essere intralciata da questi mezzi, che sebbene sono mezzi per lo più non a motore, ma comunque soprattutto i mezzi di ultima generazione possono creare problemi seri, ragion per cui abbiamo istituito il divieto. Altra cosa è nell'area ZTL, ricordo a me stesso che la bicicletta, così come quella elettrica, può circolare anche nella ZTL, ma deve circolare nel senso di marcia delle auto.